no, giusto, dico bene. È una canzone conosciutissima, potremmo anche cantarla insieme. E poi, oltretutto, a noi piace perché è cantata da un cantante che è sulla brezza dell'onda da 20 anni circa, quindi lo ricordiamo tutti. Hai ragione. Lo conosciamo tutti perché ce lo ricordiamo e quindi anche i bambini possono, lo conoscono e lo seguono perché è un grande cantante, perché ha studiato e con lo studio è arrivato a capire i gusti delle persone, si è messo, no, questo è vero, che ti dici? È vero, sto dicendo la verità, una volta tanto che ti dico. Perché signor De Vostrigi? Lei mi deve spiegare tutta questa cosa qui. Io spiego tutto perché così quando si ascolta una canzone non siete timidi, me ne sono accorto. Allora siccome siete più audaci vi posso chiedere di essere qui in prima fila. Ok? Siete anche belli, quindi vi si può guardare un po', o no? O no? Giusto? E poi signore, belli questi occhiali. No, no, se li metta. Io faccio cicaglia. Non stare attento, perché? È troppo audace. È troppo. Vabbè, non c'è problema. Il chitarrista qui. E stavo dicendo che questo cantante è riuscito a capire il gusto della gente. Però questa sera ce lo canta un altro cantante, ma molto molto bravo. E poi, signore mi scusi, io, no, non si deve distrarre, io sto parlando con lei. Signore, ma come si distrae? Io sto parlando e lei non mi ascolta. Eh no, vabbè, ma se io parlo vuol dire che sto spiegando qualcosa o no? Oh, grazie, molto gentile. Un po' di confidenza. Dunque, la canzone è Bella Signora, lui è The Bylon. Mi raccomando le mani, eh. Si siede in piedi nel letto, non vogliamo andare via. Poi si
L'angelo della notte in inglese non poteva che essere Angel in the Night. Thank you.
quasi sembra non finisce mai, lunga e larga. La canzone che avevo presentato era Domani Giusto, una canzone augurale direi per tutti quanti, quindi per voi, per noi, per me, come diceva appunto Chiara. La prossima invece è una canzone romantica, una canzone d'amore.
po' strana, però siccome ha un clima abbastanza...
ragazzo che mi piacerebbe cantare insieme a voi un ritornello di una canzone che nel 1984 portai a Sanremo e con cui arrivai terza fra le nove proposte. Diciamo che da lì cominciai un po' a prendere sul serio questo lavoro, non che prima, cioè ho iniziato subitissimo nel 1983 ed è andata benissimo, per cui non ho vissuto agli inizi la gavetta. Poi però per strada tutte queste cose si pagano, tra virgolette, cioè si deve lottare tantissimo per conquistare un piccolo spazio in questo mondo. Comunque questa canzone era Aspettami ogni sera, facilissimo da dire, Aspettami ogni sera, lo dedichiamo a tutti quelli che credono l'amore sia il sentimento più importante della vita, il motore del mondo. Sembrano parole retoriche, invece è così, perché amore può essere anche stare insieme questa sera e trascorrere un'ora e un po' di più di un'ora insieme, oppure fare con amore tutto ciò che nella vita di tutti i giorni si fa. E allora mi aspetto di ascoltare le vostre lucine in Aspetta ogni sera. Grazie.
E signori, chi li regala? E poi va. Questo non vende. Tanti ringrazio. E adesso li chiamo a lui, a Salvatore, perché continuiamo con la musica. Con una canzone scritta da Maurizio Piccoli, che ha regalato tanti successi a Donatella Marroni, a Bruno Mabertè, insomma tante interpreti italiane. Ancora l'estate non è finita e questa canzone è un sapore molto estivo, forse perché d'estate nascono più amori. Il titolo è Il vento e parla di questa ragazza, di questa donna, che ha ancora nel cuore un amore che nella realtà è finito, ma continua a vivere nei suoi ricordi. E lei fa i confronti fra questo amore passato e un amore appena nato. Chissà, forse molte donne si saranno trovate in una situazione del genere e saranno perse con i pensieri del vento. Thank you.
solo.